always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. I don't ever slow up. L'analisi del campionato è soltanto uno dei tanti must dei nostri argomenti, dove ovviamente i protagonisti siete voi. Bentornati alla Rafa TV da parte del vostro buon Rafa e un grande saluto al nostro caro Mariano Izco. Ciao Maria! Ciao a tutti! Quest'oggi, a proposito dell'analisi del campionato, tracciamo subito il percorso verso la vetta. Per quanto riguarda il Venezia, quest'anno Maria è arrivata a totalizzare 27 punti, poi a fine del campionato la ciliegina sulla torta è stata la dichiarazione del presidente Niedrauer, che ha confessato che ha sbagliato a non esonerare prima Zanetti, che tra l'altro è stato, ossia il vecchio allenatore, che ha avuto fino alla 34esima giornata, ma è stato anche l'artefice di una stupenda salita relativa all'anno scorso, al campionato passato, che ha portato appunto alla Serie A. Le ultime quattro le ha dirette Son Chin, che poverino si è dovuto ritrovare in mano una patata bollente. Certo, infatti Rafa, io non sono d'accordo con quello che dice il presidente. Troppo facile dire così. Se tu mi dici a gennaio ho avuto la possibilità di cambiare e poi non ho cambiato, ma adesso non ha senso. Tu con lui hai raggiunto la Serie A, sicuramente la Serie B non è la Serie A, perché tutte queste squadre che salgono il primo anno fanno tanta fatica. Se tu non scegli bene il giocatore e soprattutto non scegli il giocatore di Serie A, può succedere di tutto. Può essere che hai un grandissimo campionato con giovani e vai alla grande, però il rischio è sempre grande, perché stiamo parlando che della massima categoria. Quindi secondo me è troppo facile dare la colpa, diciamo, al mister che poteva cambiare. Sicuramente sempre uno scambio, quando si fa un cambio di allenatore, può servire, però ormai tu non lo puoi dire. Ma non alla 34esima giornata, dici tu, ovviamente. Assolutamente. Cosa poteva fare in quattro giornate poi? No, ma anche perché quello che mi permetto di abbinare al tuo correttissimo discorso è assolutamente congrua riflessione, è proprio il fatto che onestamente arrivare alla 34esima giornata penso che sia più consono ormai terminare il campionato e essere coscienti di avere una squadra assolutamente debole, assolutamente inferiore a tutte le altre, e piuttosto mettere nella posizione ottimale appunto l'allenatore che ti ha portato alla Serie A, nuovamente a rigiocarsi la Serie B e nuovamente a dimostrarsi capace di poterla riportare di nuovo. Poi Rafa non è che ha fatto, diciamo, male, perché se tu vedi i punti della classifica, non è che di quello della Salernitana aveva 15 punti in più. Esatto. Quindi al di là che ha fatto male, sempre è stato là per salvarsi, se no vedo, mi sa che lui era retrocesso quanto? Due giornate prima o tre? Sì, due giornate prima, sì. Due giornate prima, quindi fino alla fine se la poteva anche giocare. Sì, ma guarda, allora io ti do una chicca proprio in merito a questo. Tu parlavi di punti e difatti, nonostante l'ultimo posto, ha conquistato 27 punti, ovviamente in 38 giornate, ed era dal 2015-2016 che l'ultima squadra classificata della Serie A non conquistava più punti al termine del campionato, e in quel caso nel 2015-2016 appunto è stato il Verona che ha fatto 28 punti in 38 giornate, quindi solo un punto in più, che poi sono esattamente i punti che invece ha fatto il Genoa penultima. Quindi cioè, il tuo discorso fila perfettamente. È una squadra che la terza giornata riesce a toccare l'undicesima posizione, poi scende alla dodicesima posizione dall'ottava giornata, e alla tredicesima giornata si va un attimino a stabilizzare alla tredicesima posizione. Poi c'è il crollo definitivo. Dalla 34esima giornata, appunto come già stavamo dicendo prima, non si schioda più dall'ultima posizione, e per la settima volta nella sua storia
retrocede. Non accadeva, ecco, l'ultima volta risaliva al 2001-2002. Cosa dirti? No, aveva fatto un bel percorso fino ad arrivare alla Serie A, quindi sì, diciamo che in questi anni è stato molto positivo. Però purtroppo adesso, che sicuramente con questo paracadute, dovrà essere bravo a provare e a fare la squadra per avere l'opportunità di salire ancora in Serie A, se è quello che vuole il presidente. Bravissimo, sì, proprio in merito al concetto, ecco, che riguarda questo paracadute, come viene denominato, economico, è praticamente lo strumento economico che è stato messo a disposizione da tutte le società di Serie A in grado di compensare almeno in parte le mancate entrate garantite dalla presenza nel massimo campionato. Al Genoa, ad esempio, e ne parleremo, toccheranno 25 milioni di euro, che è il massimo garantito perché negli ultimi 4 anni 3 li ha appunto trascorsi. Corsina, il Cagliari altrettanto 25 milioni per lo stesso identico motivo del Genoa, invece il Venezia ne riceverà soltanto 10 perché ha fatto solo un anno in Serie A. Questo è un attimino il grado di valutazione e di calcolo che viene fatto per stabilire appunto l'ammontare di questa quota finanziaria che viene poi utilizzata, come ben detto tu, per rifocillarsi economicamente e poter ambire a una risalita in A. Per quanto riguarda il Venezia, i numeri parlano chiaro. Ha fatto 6 vittorie, 8 pareggi, 24 sconfitte, 34 gol fatti, ma soprattutto 69 gol subiti. Una difesa appunto imbarazzante, una difesa parecchio diciamo debole. L'unico giocatore degno di nota, che tra l'altro a detta dei mass media è un giocatore che ha anche mercato in prospettiva, si parla anche di qualche interesse dall'estero, ed è Thomas Henry, che poi è stato comunque il miglior marcatore del Venezia con 9 reti all'attivo. E solo 2 giocatori stranieri hanno realizzato più gol in un singolo massimo campionato per quanto riguarda il club lagunare, sono stati Recoba, che ne ha fatti 10 nel 98-99, è un giocatore simbolo del Venezia, e Alberti, che nel 39-40 altrettanto aveva fatti 10. Cosa vuoi? No, quello che hai detto tu, Rafa, i numeri parlano chiaro, è quello, la stagione è stata deludente, ci hanno provato in tutti i modi, anche a gennaio hanno cercato di fare il mercato, ma non sono riusciti a cambiare la ruota, sì, per niente. Sì, sicuramente qualche giovane, o quello che hai nominato tu, Henry, hanno fatto bene, però in discorso collettivo hanno fatto male. Male. Sì, beh, l'unico giocatore che mi viene in mente, ma giusto perché magari è un attimino più famoso rispetto agli altri, è stato Nani, ma tu sai bene, insomma, che ormai purtroppo ha una certa età anagrafica, e quello sicuramente sotto il punto di vista fisico, vuoi o non vuoi, fa la differenza. Poi, chiudendoti il discorso statistico, subiscono almeno 2 reti in 5 gare casalinghe di fila, quindi tante, hanno una media gol subiti molto molto alta, ma soprattutto è la squadra più fallosa di tutta la Serie A. 106 ammonizioni e 9 espulsioni. Diciamo che avevano scambiato un attimino il calcio per il rugby. Anche questi numeri parlano. Però quello che dico io poi, se tu porti a Nani, che è un giocatore che io non sono tanto d'accordo con l'età, sicuramente non può fare 30 partite a 90 minuti, ma se tu lo porti, non lo so se poi lui era infortunato, aveva qualche fastidio, ma deve giocare tutte le partite, perché ti porta esperienza, in quel momento di difficoltà ti può risolvere la partita. Se a un giocatore da 35 anni tu lo fai giocare 5 minuti, 10 minuti, è normale che non ti può dimostrare, non prende la condizione. Bravo. Quindi poi devi vedere in che contesto e come è stato lui trattato. Ma soprattutto può dare, secondo me, sicurezza e convinzione alla rosa, no? Perché è un giocatore di livello mondiale, Nani, eh? Poi ovviamente dobbiamo stare dell'altra parte, della parte dell'allenatore, no? Dobbiamo dire, per forza, insieme a Mariano, guarda che io lo alleno ogni giorno, non stava bene fisicamente, e come faccio a farlo giocare? Noi stiamo parlando di fuori, certo, quello
che poteva fare, diciamo, per salvare il Venezia. Assolutamente. Punto, giocatore di riferimento di questo Venezia, viene da pensare appunto a Henry, Okereke, Nani da gennaio, Busio, Aramo, Ampadu, Vacca Junior, che è un giocatore che mi è piaciuto tantissimo, soprattutto il girone d'andata, ho visto diverse partite del Venezia, mi ha colpito molto particolarmente, un giocatore che abbina quantità, qualità, ma appunto è stato molto... Bravo, ma sai che succede, Pepe? Quante partite in Serie A ha fatto? Ha giocato tutta la vita in B, tutta, quindi la Serie A è un'altra cosa. Quanti attaccanti fanno 25-20 gol in Serie B e poi salgono in Serie A, fanno fatica. E spariscono. Non è facile, sì, ha fatto forse bene, però hai bisogno di altro. Assolutamente. Hai bisogno di altro. Assolutamente. Per quello qualcuno gioca 10-15 partite, ma poi tornano in B, purtroppo. Ultima cosa che volevo condividere con te, chi mi ha deluso? Caldara e Molinaro, cosa ne pensi? Molinaro, stesso discorso secondo me, vale di Nani. Le condizioni sono giocatori che tu lo devi fare giocare. Non puoi pretendere tenerlo fuori e che quando hai bisogno di lui ti fa la partita della vita. Una squadra che se devi salvare, devi fare un mix tra giovani e gente d'esperienza che conosce la categoria. Secondo me, perché in B, io l'ho visto, giocava al 50% e stava alla grande, quindi penso che in Serie A poteva giocare, se no non le facevano un altro anno di contratto. Certo. Quindi sicuro. Poi devi vedere le dinamiche dell'allenatore e che cosa vuole, però secondo me un giocatore che ha giocato tutta la vita in Serie A, come fa a non giocare? Sì, sicuramente era un altro giocatore che anche a te, diciamo, ti è rimasto un attimino sulla gola, perché appunto il tuo pensiero è se non gli dai modo di esprimersi o comunque non gli dai continuità, sicuramente, soprattutto ad una certa età, fatica a trovare continuità e la forma. Questo è il concetto. Sì, sì, sì. Sempre parlando, si sta bene fisicamente, si allena ogni giorno, e se no ovviamente non c'è discussione, stai assolutamente male. Assolutamente. E niente, poi per quanto riguarda Caldara, ecco, quello che volevo condividere con te, che mi ha deluso profondamente, il fatto che è un giocatore che ha fatto davvero un gran bene da giovane, o meglio, per qualche anno fa all'Atalanta, poi esplodendo all'Atalanta è stato acquistato dalla Juve e poi proprio lo stesso anno c'è stato quell'incredibile ritorno di Bonucci e Caldara, ecco, è rientrato nell'affare. Però nel Milan ha avuto solo gravissimi infortuni. Cosa ti puoi dire di questo ragazzo? No, secondo me, ovviamente, tutti quelli che giocano con Gasperini, che hanno fatto delle stagioni incredibili, quando vanno fuori a un'altra squadra fanno tanta fatica, perché il modo di giocare di Gasperini oggi non lo fa nessuno. Quindi lui se là, diciamo, che ha trovato la sua condizione, il suo gioco, tutto, quando è andato fuori ad altre squadre non è lo stesso giocatore. Poi andare al Venezia non è lo stesso che giocare nell'Atalanta per vincere tutte le partite, essere protagonista e giocare per il Venezia, una squadra che tu ti devi difendere, ti devi salvare, dove ti attaccano dappertutto, là si vede veramente la qualità singola, la qualità del giocatore. Tutto. Poi ovviamente va in difficoltà, se una squadra che al portiere e ti fanno 50 tiri, puoi fare benissimo, ma se ti attaccano non puoi fare più di tanto. È assolutamente così. Vi ringraziamo immensamente, vi invitiamo appunto a lasciare un like se vi è piaciuta davvero la nostra puntata. E ovviamente vi ringraziamo per averci seguito. La Rafa TV è il canale da non perdere. Ciao e alla prossima. Ciao a tutti, alla prossima.